Siamo alla Mondadori di Nocera Inferiore con Martina Raimondi. Vedete che Martina Raimondi ha tra le mani un libro che è stato presentato di recente alla Mondadori dal titolo La donna migliore della mia vita era mio padre, della Pathos. Ma in effetti Martina non è l'autrice di questo libro, anzi che ha ben tre autori, ma è colei che si è occupata della copertina. La copertina è una cosa molto importante per un libro, ma non solo per un libro. Allora ti inizio subito a fare una domanda diretta: sei una pittrice, ti sei da poco diplomata all'Istituto Galizia di Nocera Inferiore e devo dire che sei molto brava. Ti chiedo subito, questa copertina, tu prima mi stavi spiegando che è una copertina particolare perché non l'hai inventata proprio completamente, che cosa hai fatto? Solleva un po' il... cosa hai fatto? Leggendo il libro appunto di Marcello e guardando anche un po' sui social, siccome diciamo i ragazzi d'oggi sono molto social, soprattutto io, su Pinterest, un'applicazione in particolare, ho visto diverse immagini, perché io comunque a scuola, durante il mio percorso scolastico, realizzavo molte tele con la mia prof di indirizzo e mi è andata subito all'occhio questa immagine che dopo aver letto il libro, diciamo, ho pensato che fosse perfetta per quella che era la trama del libro di Marcello, quindi ho deciso un po' di rielaborarla anche con i colori e questa è quella che ne è uscita fuori. È interessante questa metodica che voi ragazzi utilizzate, perché effettivamente è capitato anche a me di scorrere, no, delle immagini di Pinterest che sono molto belle, però questa io ne vedo tante, effettivamente non mi sembra da completamente nuova, quindi comunque c'è un lavoro, cioè in effetti in che cosa consiste proprio il lavoro anche di rielaborazione, cioè si allargano le forme, si cambiano i colori, cioè spiegaci un po' tu, perché per te è tutto normale, per me che non ho questa competenza insomma è completamente diverso. Magari rielaborare un disegno o un'opera in particolare si può fare in diversi modi, o appunto come avete detto voi, con le forme, i colori, oppure la grandezza della tela, magari fare anche un taglio fotografico ad esempio, perché io diciamo ho tagliato la tela, non è venuta intera, e quindi io particolarmente mi sono ho rielaborato i colori dell'immagine. Non aggiungiamo nulla sulla storia, che è una storia molto particolare e soprattutto tratta una tematica molto contemporanea, certo. Quindi invitiamo i lettori a leggere, tra l'altro molto interessante, concordo, l'ho letto anch'io, che l'immagine poi a dimensione diciamo reale è presso la Mondadori ed è in vetrina, per cui chiunque volesse acquistarla o visionarla può farlo tranquillamente venendo appunto alla Mondadori di Nocera Inferiore. Ti faccio un'altra domanda: questa passione per la pittura come è nata? Cioè già come hai deciso di andare al liceo artistico? Allora, io già da piccola, da molto piccola, amavo disegnare, dipingere con i pennarelli, le matite, e questa passione si è sviluppata ancora di più gli ultimi anni delle medie, fin quando poi arrivata alla terza media ho dovuto scegliere il liceo. E anche i professori mi hanno sempre spinto a scegliere il liceo artistico proprio per le mie capacità, e diciamo che ho fatto un'ottima scelta, perché comunque grazie alle mie professoresse di indirizzo ho arricchito ancora di più il mio bagaglio culturale artistico. Possiamo nominarle, sì, se vuoi. La mia prof Vivian Belmonte in particolare, che mi ha sempre dato una mano in tutto, soprattutto nella realizzazione di quest'opera, di questo quadro. C'è qualche soggetto che prediligi o è tutto legato a qualcosa di estemporaneo? Cioè l'immaginazione nasce all'improvviso o per te è più preferibile, non dico più facile, non mi piace, avere un'indicazione, o il contrario, è più complesso invece seguire quelle che sono le richieste di qualcuno più che seguire quello che viene da dentro o dall'ispirazione del momento tuo personale? Sì, io diciamo che nella mia scuola ho sempre avuto una totale libertà in quello che volevo e dovevo realizzare, perché la mia professoressa è sempre stata molto
disponibile, mi ha sempre detto fai ciò che ti senti, soprattutto ciò che ti piace disegnare, perché te lo devi sentire tu proprio. E io personalmente preferisco anche prendere spunto da altre immagini, perché mi piace, diciamo, mettermi in competizione, tra virgolette, in sfida nel realizzare un qualcosa completamente uguale, cioè perfetto. Infatti quando vedo delle immagini, come tutte le tele che ho fatto, ho sempre rappresentato donne, e la mia sfida era proprio quella di realizzarla perfettamente come era l'immagine, quindi sono più propensa a prendere il particolare in un certo qual modo. Ti piace definire l'immagine in un certo qual modo. Senti, per il futuro che cosa immagini? Come ti vedi? Se hai delle idee chiare, perché puoi anche non averle, nel senso, voglio sperimentare. Non ho ancora le idee chiare su quello che voglio fare nel mio futuro, però ho qualche idea, qualche pensiero che è indirizzato verso l'Accademia delle Belle Arti, l'indirizzo Interior Design, oppure è ancora da valutare. Ti faccio un'altra domanda: che cosa hai scoperto quando ti sei iscritta al liceo artistico? Perché noi, tu mi hai detto, no? Mi piaceva disegnare, riuscivo bene, mi hanno consigliato, ho detto fallo perché insomma hai tutto il talento per poterlo fare. Quando poi ci si iscrive a una scuola, che può essere appunto il percorso dei 5 anni di un liceo oppure una scuola specifica, che cosa hai acquisito in più? Cioè, che cosa hai scoperto, per esempio, del disegno, della pittura? Io inizialmente, comunque facevo, essendo piccola, facevo disegni molto basilari. Invece entrando nel percorso scolastico e anche con l'aiuto dei professori di indirizzo, che comunque hanno più esperienza di noi giovani, ci hanno insegnato molte tecniche, sia per quanto riguarda il disegno, il chiaroscuro, la tecnica dell'acquerello, il linoleum, poi anche realizzato opere in ceramica, perché nella mia scuola c'era l'indirizzo di ceramica. E quindi questo, molte tecniche, ci hanno aperto una strada tutti noi ragazzi, soprattutto della classe, le nostre professoresse, che veramente... Sì, perché uno in effetti immagina il liceo artistico è legato a qualcosa, cose, di artistico, però effettivamente sì. È interessante, sì. Uno può scoprire anche altri interessi, altre non predisposizioni. Non c'è solo la pittura, il disegno semplice, ci sono tante altre sfaccettature del liceo artistico. E c'è qualche altra cosa che ti piace oltre al disegno e alla pittura? In particolare mi piace ad esempio realizzare in disegno o con la penna o col chiaroscuro delle mie foto. Ho realizzato infatti alcune foto con di me e il mio fidanzato al tramonto, proprio con la tecnica della penna, del chiaroscuro. Mi piace. Ti faccio una domanda che è molto attuale secondo me. L'uso di una strumentazione come quella al computer, quanto, non dico aiuta, cosa può aggiungere a un qualcosa fatto, come dire, all'impronta, no? Con la matita semplicemente, che poi semplicemente non è per me già una cosa enorme, a un disegno, no? O una pittura, l'utilizzo di una strumentazione che può essere il computer con dei programmi specifici, che cosa aggiunge a una capacità, un talento tutto umano, certo? Secondo me realizzare disegno, tele, proprio con la propria mano, quindi disegnare quello che ti senti al momento è molto liberatorio, ti senti ispirata, magari aiuta anche a scaricare stress quando sei in ansia, a me questo è aiutato molto, a differenza magari di utilizzare il computer, che si è più facilitati, quindi nell'utilizzare comunque applicazioni, non è la stessa cosa, lo stesso impatto che si ha proprio nel disegnare con la penna. Sicuramente anche collegare proprio la mente col foglio, con la mano. No, ti ho fatto questa domanda perché ultimamente vedo che anche con l'intelligenza artificiale, no, si stanno modificando, creando immagini, per esempio, completamente nuove che non esistono, ma sembrano in tutto e per tutto reali. Quindi mi incuriosiva chiedere a una giovane che effettivamente usa sia le mani, ma soprattutto un'ispirazione che è interiore o che viene dall'esterno e poi viene rimodellata. Quindi
vorrei concludere sottolineando un altro aspetto che tu hai poco fa citato, questa funzione quasi terapeutica della pittura o comunque dell'arte. Nel tuo caso, aggiungi qualcosa in più, cioè quando ti sei accorta che effettivamente per te, oltre al fatto di riuscire, il piacere di farlo, aveva anche una funzione diversa, che era quella di rilassarti, di darti un po' di pace in alcuni momenti di rabbia, diciamo così. Mi ha aiutato molto durante l'ultimo periodo scolastico, diciamo da gennaio in poi, perché ho avuto un brutto periodo, quindi andavo a scuola proprio con quella cosa di... Cioè, non vedevo l'ora che arrivasse l'ora di laboratorio e quindi di dipingere, perché mi sentivo per un attimo in pace, anche ascoltare la musica nel momento in cui si dipinge può aiutare molto, e quindi a riflettere e a sentirsi meno in ansia, stressati, e quindi mi ha aiutato molto, soprattutto in questo periodo. Concludiamo con una tua iniziativa che sta per partire. Sulla tua pagina Facebook, o comunque lo diciamo qui, vuoi metterti proprio completamente alla prova, nel senso che vuoi incontrare i fruitori della tua arte, e quindi dillo tu, che cosa vorresti fare? Vorresti... Allora, vorrei mettermi alla prova e quindi vedere se questa mia strada può sfociare anche in altre opportunità. E ad esempio vorrei pubblicare su Facebook alcune opere che ho realizzato soprattutto in questi ultimi anni scolastici, per vedere se otterrò un buon risultato magari. Sicuramente, perché l'immagine che noi adesso cerchiamo di zoomare, si dice così, è che, ripeto, per chi volesse, è possibile vedere da vicino, e quindi l'effetto è ancora più bello. Per il momento ti ringrazio e teniamoci in contatto, perché vogliamo seguirti in tutte queste tue, in questo tuo futuro, che sicuramente sarà radioso. Grazie a te, Martina.